Buongiorno a tutti innanzitutto, grazie, spero di non annoiarvi troppo, cercherò di essere abbastanza diretto e orientato alle vostre esigenze, così da darvi un po' più di spazio per le varie domande dopo. Allora, fondamentalmente ho diviso una piccola presentazione in 5 punti, che sono chi siamo fondamentalmente, chi è Gazelle, che tipo di viaggiatore sono, quindi tra di noi abbiamo delle esigenze diverse e di conseguenza anche delle necessità diverse, che tipologia di bici mi serve per potermi muovere, che tipo di software potrebbe anche aiutarmi e soprattutto qualche idea su dove andare. Allora, inizio col dirvi che Royal Dutch Gazelle è un'azienda abbastanza datata, ma non vecchia. Siamo abbastanza in linea col mercato, cerchiamo di evolverci al meglio. Abbiamo un solo polo produttivo che si trova in Olanda. L'Olanda è la patria delle biciclette, come dicono i miei colleghi, si nasce e si sale in bicicletta in Olanda. È lo stereotipo per tutti noi della mobilità urbana, di dove il ciclista può pedalare tranquillamente senza essere investito, dove teoricamente non rubano biciclette, apro e chiudo, rubano lo stesso numero di biciclette che abbiamo noi in Italia, per dirvelo, quindi le rubano anche di là, e quindi questo è il nostro excursus. Produciamo qualcosa come 350.000 biciclette all'anno, siamo un'azienda di 500 dipendenti, siamo presenti fondamentalmente in Europa, in quasi tutti i paesi del mondo, abbiamo aperto l'Italia 1 anno e mezzo fa e ci amplieremo nel sud del Mediterraneo per ovvie ragioni di clima che ai miei colleghi piace molto, e poi soprattutto siamo presenti negli Stati Uniti da 4 anni a questa parte, dove vediamo un forte sviluppo della cicloviabilità. Il cicloviaggiatore si divide fondamentalmente, noi per i nostri studi, tutti questi dati che io vi sto dando, queste indicazioni che vi sto dando, sono dati che noi abbiamo estrapolato da database, ricerche di settore, ricerche nostre interne e via dicendo. Il cicloviaggiatore per noi si divide in 2 grosse categorie, l'escursionista e il passeggiatore. Qual è uno e qual è altro? Fondamentalmente a tutti noi piace esplorare, quindi posso essere un escursionista, ma al tempo stesso un passeggiatore. Abbiamo una famiglia, magari bambini piccoli o magari no, però una ciclabile piuttosto che un percorso alpino può essere anche un'alternativa. In base a queste 2 macro categorie noi creiamo fondamentalmente le divisioni dei nostri prodotti. Le divisioni, per la prima divisione del nostro portafoglio prodotti, è cargo e bici attiva. In questo caso il cicloviaggiatore non utilizzerà una cargo, perché è vista come un trasporto urbano, ma andrà in una bicicletta attiva, sportiva o confortevole. Le sottocategorie sono l'esploratore attivo o, come ho detto precedentemente, il Sunday Rider o il Family Rider, quindi 2 grosse divisioni. All'interno quindi di questa categoria master sottodivisione abbiamo la nostra bicicletta, bene amata bicicletta. Il primo punto da analizzare è la posizione. Se noi siamo dei cicloviaggiatori o comunque dei pedalatori attivi, stare in sella in modo confortevole è forse una delle nostre priorità, che alcune volte passa in secondo piano, ma la realtà dei fatti, tornando a casa la sera, la schiena fa male, il collo è rigido, i polsi, e quindi la sottovalutiamo. Noi partiamo dall'analisi della posizione. Abbiamo 3 tipologie di posizione, che sono la posizione comfort, che dopo vi spiegherò meglio, la classica posizione olandese, quindi la schiena a 90 gradi, che mi permette di stare comodo in sella. Noi questa tipologia la utilizziamo per le city bike o le cargo bike. La posizione attiva, che fondamentalmente ci impone una posizione di 35 gradi reclinata verso l'avanti su una bicicletta di tipologia confortevole, quindi attiva, confortevole e sportiva. Cosa cambia tra queste 2 biciclette? Tra queste 2 esattamente nulla a livello di posizione, se non di specifiche tecniche.
Questa è la via di mezzo. Qui abbiamo una seduta molto più simile alla seduta comfort, ma con un angolo richiuso, mentre in questa tipologia di bicicletta sono delle mountain bike coi parafanghi a tutti gli effetti. A livello di geometrie, questa ha un carro da 42 in taglia S, che è esattamente identica a una mountain bike muscolare come lunghezza. Quindi posso avere le sensazioni che ho su una muscolare mountain bike, però trasportate con l'ausilio del motore. Secondo punto, entriamo nel motore. Motore batteria. Preferibilmente per un ciclo viaggiatore attivo che fa una media percorrenza o comunque un dislivello considerevole, noi lavoriamo su due tipologie di motori, 65-75 Nm oppure 85 Nm. Le batterie consiglio dai 500 watt-ora in su, che mi permettono percorrenze di un normo peso, quindi un ciclista medio, quale possiamo essere noi, non uno sportivo, un attivo o un professionista, con delle percorrenze medie in base, e dopo entreremo nel discorso, alla trasmissione dai 90 ai 120 km. Una ricarica completa con un caricatore standard di 2A di una 500 watt-ora, siamo nell'ottica delle 3 ore. Con un 4A arriviamo a 2 ore e un quarto, 2 ore e mezza. Quindi anche questo va tenuto in considerazione delle nostre tappe eventuali che possiamo fare lungo il percorso. Una cosa molto importante da tenere in considerazione: il fattore batteria. Il fattore batteria influisce sul peso della bicicletta in modo considerevole. Tra una batteria da 300 e una batteria da 750 watt-ora ci sono quasi 3 kg di differenza. La differenza di peso in salita è fortemente condizionata alla distanza che io potrò percorrere. Quindi, in base al nostro utilizzo della bicicletta, dobbiamo considerare: mi serve davvero una 750 watt-ora se io massimo pedalo 40 km? Forse se voglio venderla dopo 2 anni, ma all'uso quotidiano non penso proprio. Questo è il mio giudizio. La trasmissione, molto importante. Qui sul palco abbiamo due tipologie di trasmissioni che sono quelle che noi utilizziamo di più, ma anche sotto la trasmissione abbiamo una seconda categoria. Trasmissione a cinghia, trasmissione a catena. Considerazione importante: io posso avere un motore da 80 Nm con una trasmissione a cinghia, un motore da 80 Nm con una trasmissione a catena. La forza di spinta del mio motore a terra sarà maggiore con la cinghia, perché la dispersione cinematica è minore, oltre a svariate indicazioni che vi dirò dopo, che sono la manutenzione, devo oliarla, devo tensionarla e via dicendo. Quindi, nel nord Europa, la trasmissione più venduta è la cinghia. Mi permette una percorrenza media con una cinghia che va dai 15 ai 20.000 km. Noi la garantiamo dagli 8 ai 10.000 km in caso di rottura gratis. Costo di una cinghia è di circa 60 euro. Ci sono due tipologie di cinghia: la famosa CDX, Carbon Kevlar, oppure la cinghia tradizionale. Una Carbon Kevlar, noi abbiamo biciclette in test che hanno passato 25.000 km e la cinghia non ha nessun problema. Manutenzione zero. Per fare la stessa percorrenza con una trasmissione a catena, oltre a perdere parte della spinta del motore, se non nella lunga percorrenza ho un impatto forse all'inizio un po' più brusco perché il motore mi spinge di più, noi dobbiamo tenere in considerazione per tale percorrenza perlomeno 3 pacchi pignoni, 2 corone e 5 o 6 catene. Fate voi i vostri conti se percorrete tanta strada quale delle due serve. Non è detto che un motore a cinghia non abbia la stessa spinta di un motore a catena, anzi vi sfido, anzi vi invito, se volete, a venire a provare le nostre biciclette. A parità di motore sentirete la differenza: silenziosità, cambio, fluidità della pedalata e tutto il resto. L'ultima cosa, non poco importante, sono le coperture, 28-27,5. Se prediligo una guida un po' più spinta, posso utilizzare le 28. Tutte le nostre biciclette sono studiate con un passaggio a ruota dai 55 ai 58. Questo significa che questa tipologia di copertone, io volendo, la posso cambiare tranquillamente con un copertone tassellato gravel o mountain bike dai 2 pollici e 1 ai 2 pollici e 3. Quindi ci passa tranquillamente. Se voglio fare dei percorsi alternativi, posso scegliere la comodità di questa bicicletta con un supporto rotativo un po' sostenuto.
Dalla parte opposta invece utilizzo delle coperture a impatto largo 2.5 sui 27.5. Vantaggio di quella ruota è più confortevole, un pochettino più dinamica, mi permette delle pressioni un po' più basse rispetto a una ruota da 28 perché il volume d'aria è maggiore e di conseguenza ho un comfort leggermente più articolato nell'uso sportivo rispetto a un uso cicloturistico. Questa slide vi riassume le tre posizioni che precedentemente vi ho spiegato. Quindi abbiamo la posizione dritta o posizione comfort, la posizione attiva che ha una chiusura di 35 gradi, quindi un po' caricato verso l'avantreno della bicicletta e di conseguenza una guida un po' più sportiva, e la versione 100% sportiva di questo oggetto dove ho un carico veramente propenso verso l'anteriore. Un altro punto da tenere in considerazione, come vi dicevo, è la scelta della batteria. La potenza del motore, il dislivello, il percorso, sono tutti fattori, nonché il peso, l'ho messo per ultimo ma è molto importante, influenzano sulla guidabilità, sulla stanchezza, sulla durata del mio percorso e sulla percorribilità. I newton metri e i wattora. Uno è relativo alla spinta del motore, newton metri o chili di coppia, l'altro sono i wattora che è la potenza che la mia batteria è in grado di sprigionarmi per numero di ore. Quindi, ricapitolando, per voi, prima di tutto la posizione, cinghia o catena, quanti rapporti, 27 e mezzo plus oppure 28. Nel gioco dei rapporti è importante capire che la catena è fissa, conosciamo tutti i produttori di biciclette, quindi 9, 10, 11, 12 velocità, mentre nella cinghia abbiamo due funzioni. Rapportatura fissa, Shimano Nexus, Alpine o via dicendo, in questo caso noi utilizziamo questo produttore, oppure Enviolo. Enviolo è semplicemente un sistema conico sostenuto da sfere che in base al mio movimento, molto simile a un acceleratore, io spingo o ritraggo il cono all'interno del mozzo. Questo mi permette di avere una continuità di rapporti infinita in base al mio numero di pedalate. Il software. Questi sono i database che sono riuscito a trovare, fondamentalmente sono i primi 5 in numero di download sia Android che Apple, sono utilizzati dai cicloviaggiatori. Conosciamo tutti Strava, che è nato come ambiente sportivo ma sta diventando sempre di più ciclo escursionistico, Komoot sponsor della manifestazione insieme a noi, Map MyRide, ViewRange e NaviWiki. Diciamo che ogni singolo software ha delle peculiarità, pro e contro, è molto soggettivo, come soggettivo ribadisco il concetto della batteria, della potenza e della posizione in sella. Sono fattori molto importanti per l'analisi del vostro viaggio, perché l'importante è divertirsi, esplorare e vedere cose belle, non far fatica in sella, sennò, cioè, forse sarebbe meglio che qualcuno ci pagasse se dobbiamo soffrire. Le idee. Un sito molto importante, Eurovelo, vi invito a analizzarlo, perché noi diciamo le ciclabili ci sono, non ci sono, ce ne sono un'infinità. Purtroppo non abbiamo ancora un collettore, come succede per tanti portali di viaggi, biglietti aerei, via dicendo, che riesce ancora a inglobare il tutto. Però, come vedete nella slide, per assurdo, c'è una ciclovia che parte dal sud della Cecilia, sud di Catania, e arriva fino in Finlandia. Cioè, ci sono ciclovie, basta seguirle, cercarle, scoprirle, e forse questa è la parte più bella del nostro amato sport. Cioè, cercare di andare oltre quello che è il semplice, ma la ciclovia lì è finita, ma forse c'è un percorso alternativo. Io penso che la parte del viaggio inizia con l'accensione del computer e finisce col guardare i ricordi che abbiamo fatto nel nostro viaggio, le fotografie, le memorie, le conoscenze che abbiamo fatto. Per ora vi ringrazio, lascio la parola a Omar. Grazie mille Raffaele Crippa.